Ciao, come state? Tutto bene? Oggi siamo in una giornata un pochettino uggiosa. Piove, piove, piove. Qui almeno al nord, ma penso un po' ovunque. Siamo stati insieme alla nostra diretta consueta dove abbiamo parlato di vinili, ma in realtà questa mattina abbiamo parlato di tutto e di più. Abbiamo parlato della ripartenza, della fase 2 annunciata da Conte. Abbiamo parlato di concerti annullati, che chi insomma non vorrebbe rivedersi e dare indietro i soldi, ma vorrebbe vedere il concerto. Questo era ad esempio quello di Vasco Rossi. Abbiamo parlato del fatto che l'Oktoberfest sia stato annullato, sia stato cancellato. E per me, veramente, mamma mia, come facciamo? Diventa difficile non poter andare all'Oktoberfest. Ah, questo mi dispiace, devo dirvi la verità, questo mi dispiace. Ma a parte questo, abbiamo parlato anche, se mai si dovesse tornare in spiaggia, insomma, questa politica di mettere questi plexiglass e stare all'interno, ognuno all'interno col proprio sai ombrellone, ma poi la domanda è, ok, va bene, io sto qui dentro, ma poi quando vado in mare sono comunque a contatto con le persone, quindi cosa faccio? Il bagno lo faccio con la mascherina, insomma. Ma poi abbiamo parlato di musica, alcuni dischi, ad esempio questo che io ho portato, che era mio, che è di casa, questo qua che è bellissimo, dei Pink Floyd, un picture disc, perché come vedete è disegnato. Ebbene, l'ho portato, non l'ho fatto ascoltare. In realtà io i picture disc non amo ascoltarli perché insomma, sono da tenere così, immacolati. In realtà questo qua l'ho comprato da tenere così, non l'ho ascoltato nemmeno io, ma è stato messo sul piatto una volta dal fidanzato di mia figlia. Cioè, questo proprio non si poteva fare. Ma a parte questo, ho portato anche questo che poi non sono riuscita a passare. Si parlava di Rayman, si parlava appunto di Zimmerman, che è colui che Hans Zimmer, che ha realizzato alcune colonne sonore. Qua all'interno ci sono due brani suoi, ma ho passato questo, che tra l'altro è stato giudicato il più bel album di Elton John, ovvero Captain Fantastic, una copertina anche molto molto interessante. E poi niente, poi in realtà abbiamo passato anche Supertramp con un brano che parla di pioggia, anche perché effettivamente insomma oggi piove, quindi ci è stato regalato, come si dice, questo brano dedicato alla pioggia. E poi mi sono stati richiesti altri brani che sicuramente passerò nella nostra prossima diretta. Mi sono stati richiesti Jill Jones e Mia Bocca, che assomiglia un po' all'impronta di Prince. Poi mi è stato richiesto, sono stati richiesti Alan Parsons Project con l'album Mamma Gamma. Poi mi è stato richiesto Pino Daniele, insomma. Anche se diciamo abbiamo spaziato un po' qua, un po' là, un po' ovunque. Sono contenta perché facciamo una riflessione su questa diretta e su questa community. Siete stati veramente in tantissimi. Quello che mi è piaciuto è che alla fine molti di voi che non si conoscono, insomma, chiacchierano di tante cose in questa quarantena che ci obbliga a stare un pochettino fermi. Per cui questo mi piace ed è anche un po' lo spirito di queste nostre giornate insieme alla musica, ma vis-à-vis così. Quindi io vi do appuntamento alla prossima diretta. Come sempre avrete una notifica di quando verrà fatta. Vi auguro una buona giornata. Tra l'altro abbiamo parlato anche di libri e di orti. Insomma, quindi come vedete abbiamo spaziato di tutto e di più. Davvero vi auguro una buona giornata. Vi mando un bacio e che insomma questa emergenza prima o poi finisca, va bene? Ci vediamo alla prossima. Ciao.